Qui a Senz'altro Domenica si parla anche d'amore e lo facciamo con un ospite speciale. Lei si chiama Elsa Fagin. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Benvenuta, e d'altronde Elsa. Si parla di Bella e Monella e non potevo non essere qui. Certo. Sì, dai, diciamo che è una bellezza particolare. Tanto particolare. Per piacere, Pippo, per piacere. Mi avevano proposto di fare o radio o televisione. Poi hanno scelto per me la radio. Chissà non so come perché. Mai. No, Pippo, per fortuna. Ma cosa per fortuna? Per piacere. Lei tiene una rubrica che si chiama Lovely Elsa. Sì, è una rubrica per tutte voi, amiche, ma anche amici e anche amici con l'asterisco. Ah sì, perché adesso sui social va molto, è moderno. Certo. Vabbè, ecco. Cercheremo di essere sintetici, perché sappiamo che è un impegno. Anche sì, io devo scappare, quindi vorrei essere veloce ma efficace. Bravo. E ho un invito a pranzo, mi hanno invitato delle amiche, degli amici e degli amici con l'asterisco. No, per piacere, basta per adesso questi asterischi. Così, per curiosità, dove andate di bello? Andiamo a mangiare pesce con l'asterisco. Ma che pesce con l'asterisco, credo proprio che non sia il caso di dirlo. Potrebbe essere sul gelato. Ah, in quel senso lì, bisogna avvisare se è sul gelato. Sì. Bene, Elsa, quindi è pronta per iniziare? Possiamo leggere la domanda di oggi? Sì, guarda, io sono prontissimo. Voglio solo dire che questa rubrica è dedicata a tutte voi ragazze che mi scrivete tantissime mail perché avete un sacco di problemi in amore. Io spero di risolvere con questa mia rubrica tutti i vostri problemi e aiutarvi così a trovare un amore senza pene. Okay, che detto così non è un grande augurio, però. Sì, voglio risolvere un problema alla volta. Un problema, è il problema di oggi di chi è? Ce la scrive una nostra ascoltatrice, si chiama Mary Dione da Napoli. Da Napoli. Salutiamo Mary Dione. Salutiamo Mary Dione. La vado a leggere io, Elsa. Cara Elsa, ho letto che il perineo è uno dei posti dove si prova più piacere, ma sarà vero? Sì. E dove si trova poi questo perineo? È verissimo, si prova tantissimo piacere. Il perineo si trova in Grecia, vicino al Peloponneso. Ma dai, andateci e fateci sapere. Senz'altro. Ciao a tutti. Grazie alla nostra Elsa. Tra pochissimo con Senz'altro Domenica con l'asterisco.